Buongiorno a tutti. Oggi c'è stata la nona tappa che ha visto Galopin sfilare la maglia al nostro squalo Vincenzo Nibali. È stata un po' una cosa, insomma, un po', mettiamo un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, non facciamo il giochetto del bicchiere. Si può dire che mezzo vuoto è aver visto l'Astana che non è riuscita, diciamo così, a controllare da sola la corsa e ha dovuto lasciare andare la maglia, anche se poi, col bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che oggi, perché questo, adesso in questo momento è sabato sera, ma quando ci sarà il video in rete sarà, scusate, domenica sera adesso, quando ci sarà il video in rete sarà lunedì, oggi stesso c'è una salita, una festa in Francia, una maglia gialla francese, un Nibali che ci ha permesso questo, quindi i francesi l'avranno sicuramente in simpatia, perché anche chi permette la gioia altrui, non chi la elimina. Insomma, ci vuole anche quello, nelle economie, politiche, che sono anche quelle meno spettacolari, ma sono anche l'essenza della sostanza che poi ti fa vincere anche un Tour de France. Vedi un campione come è stato Indurain che ne ha fatti 5 di fila, eppure non è che fosse un grande scalatore, un passista che faceva due cronometri, faceva due. Come a proposito, complimenti a Tony Martin che ha fatto venire in mente proprio il migliore Indurain, ragazzi, ha fatto un numero di fondo, fondo lì a secchiate proprio, è stato incredibile. Complimenti Tony Martin, che hai fatto una bella, sono quelle cose che rimangono nella storia perché ha fatto una tappa pazzesca. Vabbè, comunque tornando al nostro Nibali, a queste amicizie e adesso soprattutto l'Astana che abbiamo visto che fino adesso pianura ha dato bene su quella tappa, la quinta tappa è stata favolosa, ha fatto quello che doveva fare proprio per far prendere quel distacco da Contador che poi è rimasto, quindi il lavoro che contava è rimasto oggi, no? Un bicchiere mezzo pieno sempre. Un'altra cosa, adesso bisogna per forza la Sasso di Alberto Contador sicuramente dovrà darci dentro, perché ha sempre quei 2 minuti e mezzo e sono sempre lì e sono da recuperare. Nel bicchiere mezzo vuoto ci mettiamo ancora quei 50 metri di Nibali che ha ceduto, perché poi se mettiamo quei 50 metri lì, il giro del delfinato precedente che Contador alla fine l'ha lasciato lì quando è scattato Richie Porte, no, era From anche l'ha lasciato lì, quindi nella testa di Contador c'è sempre quella speranza di lasciarlo lì. Bisogna anche dire che il delfinato è una cosa, tu era un'altra. Ad esempio, il giro del delfinato precedente Nibali è arrivato circa mezz'ora dai primi. Poi è arrivato sul podio, è arrivato terzo al tour. Se minuti e storie fanno storie, se adesso è arrivato a pochi minuti, incrociamo le dita, raccoglie qualcosa, non più. Quindi bisogna anche mettere nel bicchiere pieno il fatto che Nibali ora è cresciuto molto, anche a livello psicologico sembra avere i connotati di uno che vince il tour. Psicologici sicuramente, bisogna vedere appunto in salita se poi dimostrerà di andare forte come credo possa andare, perché questo Contador qua bisogna vedere anche quando Nibali quei 50 metri ha lasciato, bisogna vedere anche lui quanto ne aveva. Perché questa domanda qua non se l'è fatta nessuno, tutti si sono preoccupati di quel, è inutile girarci attorno, ma tutta Italia si è preoccupata di quei pochi metri, è inutile dire il cambio, tutte queste palle qua, queste sono balle. Nibali giustamente dice che il rapporto non andava, perché in realtà sono le gambe che non lo spingevano, mettici l'acqua, mettici quello, però bisogna anche dire, Contador ne avevi ancora? Perché anche lui ha tagliato il traguardo, adesso, oggi,
c'è il video qua, si saprà se ne aveva. Oggi la tappa è durissima. Altra cosa, oltre che essere durissima, è la decima tappa senza riposo. Oggi c'è stata una tappa dura perché la squadra la stana di Nibali ha lavorato tutto il giorno, pressoché sfiancata, senza poi per vedere che galoppare, proprio. E quindi può anche mettersi dietro e rifiatare un po'. Scarponi è giusto che adesso deve rientrare in gioco, domani sicuramente deve stare davanti a Nibali e deve tirare fuori le balle, l'anima. Deve dare l'anima a Scarponi perché può essere un elemento molto importante per Nibali, secondo me. La squadra di Contador sicuramente andrà ad attaccare ed andrà a fare la corsa. A un certo punto della gara, quando arrivano le salite finali, la vedo io già lì, vedo quel giallo lì, quel giallo verde lì che c'hanno addosso, quel giallo che menano la danza. La squadra della maglia gialla per forza dovrà proteggere la maglia gialla. Nibali ha 3-4 squadre. Adesso non ha più una che si sfianca, che è lì che sono alla canna del gas, ne ha due o tre, ha la simpatia anche dei francesi. Se i francesi dovessero scegliere uno tra Nibali e Contador, io sono convinto che oggi sceglierebbero sicuramente Nibali. Quella ha fatto già un passo importante nella politica del ciclismo, oggi Nibali. Anche se fa male perdere la maglia, è inutile, ma quello che conta è la sostanza dell'ultima maglia, dell'ultima settimana. Lì veramente, se l'ultima settimana abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, non ci sarà più sto tono qua, ci sarà un tono più. Allora oggi cominciamo a scoprire quello che succederà nella tappa. I commenti poi che seguiranno dopo, vediamo che tono avranno. Ciao a tutti.